in soli pochi mesi di indagine sono stati ricostruiti ben 7 furti in abitazione con un bottino complessivo di 230.000 euro circa. Il copione utilizzato era sempre il medesimo, frutto di un'organizzazione minuziosa. La vittima veniva individuata all'interno di parcheggi di supermercati o di ospedali e, una volta posteggiata l'autovettura, mentre un componente della banda la seguiva pedinandola all'interno dell'edificio, gli altri lo vistavano nell'abitacolo per impossessarsi delle chiavi delle abitazioni, dopo aver aperto il veicolo con l'utilizzo di disturbatori di frequenza. Da quel momento iniziava una vera e propria attività di studio delle abitudini della vittima. Una volta giunto il momento propizio, la banda si introduceva nell'abitazione della vittima utilizzando il duplicato della chiave e, con l'aiuto di una famosa idrica, era in grado di aprire ogni cassaforte. I ladri erano stati arrestati anche in flagranza di reato nel corso delle indagini. La compagnia carabinieri di Piazza Dante, in quella circostanza, aveva rinvenuto oggetti di valore, denaro, gioielli, elettrodomestici, ma anche strumenti e kit per l'effrazione di elevato livello tecnologico, quali dispositivi GPS per seguire le vittime, disturbatori di frequenze per entrare negli abitacoli dei veicoli da cui poi veniva asportata la chiave dell'abitazione per eseguire il duplicato.